Prevenzione e agricoltura. Si avvia a conclusione un progetto realizzato da Confcooperative e Inail Puglia. Il servizio di Roberta Campanella. Tra gennaio e settembre 2022 le denunce per infortunio sul lavoro sono aumentate a livello nazionale del 35,23%, segno negativo però per quelle con esito mortale, passate a 790 dalle 910 del 2021, come si legge sul bollettino trimestrale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Lo scorso mese di settembre il numero degli infortuni sul lavoro denunciati in agricoltura ha segnato un meno 3,2%, mentre sono aumentate di 9 punti percentuali le denunce di malattia professionale nei primi tre trimestri dell'anno. È importante creare quindi l'ambiente giusto, valutare i rischi specifici e coinvolgere soprattutto i lavoratori nella valutazione dei rischi, quindi per tutto ciò che li riguarda. L'informazione, l'addestramento, la formazione è alla base, secondo me, di una buona prevenzione. Potenziare la cultura della sicurezza, stimolando una maggiore consapevolezza dei rischi relativi alle attività del comparto agricolo, l'obiettivo di Safe in Motion, sicurezza in movimento, progetto realizzato da Confcooperative Puglia in compartecipazione con l'Inail Puglia, una iniziativa rivolta soprattutto ai giovani. Per quella chiaramente che è la mia esperienza nella nostra azienda, io noto una certa vivacità da parte dei lavoratori più giovani, diciamo, quindi un approccio diverso rispetto al lavoratore di qualche generazione fa. E quindi tutte le volte che vengono sono abbastanza attenti, nel senso che partecipano positivamente sia alla formazione ma soprattutto anche alle riunioni periodiche che vengono fatte per comunicare quelli che possono essere problemi che si potrebbero verificare, che si sono verificati, quindi anche nell'ottica di un meccanismo di feedback e anche di miglioramento delle procedure già adottate in azienda. Stress lavoro correlato, movimentazione manuale dei carichi e rischi connessi all'uso di macchine agricole su strada, i temi specifici oggetto dell'attività di prevenzione del progetto, che si avvia alla fase conclusiva. Un linguaggio diretto e semplice come quello delle immagini, la scelta di Confcooperative Inail Puglia, che partendo da un'analisi quali quantitativa sulle cause di rischio più frequenti nelle pratiche professionali in agricoltura, hanno realizzato tre cortometraggi per contribuire ad aumentare la consapevolezza dei lavoratori sull'importanza della prevenzione. Lei ha deciso di metterci direttamente la faccia, interpretando in uno di questi cortometraggi se stesso. Perché ha preso questa decisione? Perché la cantina è in prima linea nel perseguire queste normative sulla sicurezza di lavoro, sul lavoro, e per sensibilizzare i giovani, perché, come dico io sempre, meglio tenere un guanto per una giornata di lavoro e sudare le mani e non tenere un moncherino per tutta la vita.